Chopper e Brooke recuperano lo Shack Submerge e tornano sulla Sunny, ma scoprono che è stata occupata dai soldati di Big Mom e cominciano ad affrontarli. Intanto Big Mom, nonostante sia stata colpita dal fulmine, continua ad inseguire Rufy e gli altri. Chiffon e Pudding arrivano a bordo del tappeto volante di quest'ultima. Mentre Pudding, che soffre di disturbo bipolare, continua a balbettare e minacciare Rufy e gli altri, Chiffon spiega il piano: andare con Sanji sull'isola Cacao a preparare la torta per Big Mom, andando poi con essa incontro a Rufy e gli altri ancora in fuga per placare l'imperatrice. Sanji accetta e si aggrappa al tappeto volando via mentre Big Mom attacca ancora Rufy e gli altri. Chopper e Brooke, dopo aver sconfitto numerosi soldati, affrontano Perospero, ma questi con i suoi poteri li immobilizza e li ricopre di liquido appiccicoso, trasformandoli in statue. Rufy e gli altri intanto riescono ad uscire dalla foresta ed arrivano alla Sunny. Perospero cerca di fermarli creando mura di caramelle, ma Rufy le distrugge. Su suggerimento di Jinbe, Rufy ingaggia battaglia con Katakuri nel tentativo di allontanarlo dalla nave. Intanto Nami prepara la Sunny per allontanarsi con un coup de bourse, poiché la fuga è bloccata dalle navi di Big Mom in avvicinamento. Pedro dice a Carrot che pensa che Rufy e la sua ciurma siano i predestinati attesi dal clan Kozuki e, per permettere loro la fuga, attacca Perospero che ha immobilizzato la nave con i suoi poteri. Perospero atterra Pedro con relativa facilità, ma il visone, ricordando che gli resta poco da vivere e il suo incontro con Goldie, Roger, si fa esplodere insieme all'avversario, liberando anche la Sunny. Chopper e Brooke vengono liberati dal liquido appiccicoso e Carrot, allieva di Pedro, si scaglia disperata contro Katakuri, venendo però facilmente atterrata. Rufy interviene e lo riesce ad immobilizzare per permettere agli altri di eseguire il coup de bourse, mentre Big Mom afferra la nave e la ciurma scorge che Perospero è ancora vivo, Nami e Jinbe azionano il coup de bourse fuggendo lontano con la nave. Rufy, nel frattempo, afferra Brûlé appena uscita dallo specchio della nave e, trascinandosi dietro Katakuri, entra con entrambi nel mondo degli specchi, distruggendo lo specchio appena oltrepassato e affermando che sconfiggerà Katakuri.